Siamo al Salone Internazionale del Libro di Torino, domenica 12 maggio, in compagnia di Valentina Tomirotti, che è venuta a farsi semplicemente un giro. Allora ti chiedo, quest'anno come hai trovato l'accessibilità del salone? Allora, devo dire che è un salone tutto sommato accessibile, ma non fino in fondo. Ci sono ancora molte cose da fare, anche agire sulla scelta degli stand, per fare in modo che siano accessibili a tutti. Inoltre ci sono le zone di relax e di compressione che sono state chiamate con i termini sbagliati. Quindi magari una consulenza sul mondo della disabilità negli eventi pubblici per il salone non sarebbe male. Qui in realtà sei stata protagonista di un evento del Salone Off con la sociolinguista Vera Gheno, allora ti chiederei di dirci com'è andata. È andata molto bene, abbiamo capito che le parole hanno un valore etico, hanno un concetto di relazione che le fanno vivere nel nostro mondo e a contatto con la società, ma sta a noi scegliere quelle migliori da usare. Ecco, dal tuo punto di vista sulla disabilità, quanta strada c'è ancora da fare da questo punto di vista? C'è da fare ancora tanto, ma non vuol dire nulla. Bisogna metterlo sul gioco, metterci la faccia e iniziare a fare una reale cultura. E gli attivisti, i giornalisti, gli esperti, diciamo, gli operatori della comunicazione hanno un ruolo in questo? Hanno una grande responsabilità e dovremmo iniziare a metterla in pratica sui prodotti che creano e sui contenuti che diffondono.